Zona Sport, a cura di Roberto Dalla Bella. Una giornata di attività, laboratori e giochi dedicata ai bambini delle scuole mantovane per insegnare il valore della pace e della solidarietà attraverso lo sport. È La Pace Ci Piace, manifestazione organizzata dal CSI che si svolgerà venerdì 8 maggio nel centro storico di Mantova e di cui si parlerà nella puntata di oggi di Zona Sport. Bentrovati da Roberto Dalla Bella a tutti gli amici sintonizzati sulle frequenze di Radio Lag in Blu e benvenuto a Gilberto Pilati, rappresentante del CSI che ho in linea al telefono. Salve a tutti. Entriamo nel dettaglio di La Pace Ci Piace. Da dove nasce l'idea di questa iniziativa? Questa iniziativa parte da molto lontano, nel senso che è una manifestazione che cerca di caratterizzare soprattutto sui valori della fratellanza e della promozione che riguarda una sensibilità particolare nei bambini e ragazzi nei confronti del tema della pace, ecco, e quindi anche della cooperazione e della solidarietà. Chiaramente attraverso alcuni momenti a forte carattere aggregativo che coinvolgeranno scuole del territorio mantovano, ma non solo, all'interno, diciamo, di un contesto altamente ludico che mira soprattutto a creare tramite il vissuto ludico sportivo anche momenti di forte intensità da un punto di vista esperienziale. Ecco, valori che all'interno di queste attività chiaramente intendono promuovere la cultura della pace, educare la conoscenza del sé al rispetto dell'altro, promuovere tutta una serie di valori che riguardano soprattutto il senso di comunità, ecco, e quindi chiaramente fanno riferimento a una pedagogia della pace. Come hai detto giustamente tu poco fa, la manifestazione coinvolge tutto il Mantovano. Quante sono le scuole che parteciperanno e che tipo di attività avete preparato? L'attività si svolgerà su tre forme laboratoriali nell'arco della mattinata di venerdì. Ecco, ci saranno bambini della scuola dell'infanzia e nel primo anno della scuola primaria che saranno coinvolti in un laboratorio prevalentemente di tipo creativo attraverso la strutturazione di determinate esperienze. Ecco, poi ci saranno i bambini della scuola primaria di seconda, terza e quarta che saranno coinvolti in un'attività prevalentemente ludico-sportiva che, diciamo così, organizzeremo come centro sportivo italiano, con un tema, diciamo, di fondo che è quello dei giochi dei cinque continenti, che quindi ogni settore di gioco avrà un tema portante che farà riferimento a particolari giochi della tradizione popolare dei cinque continenti. E poi ci sarà un terzo laboratorio parallelo che coinvolgerà i ragazzi di quinta elementare e della scuola media, chiaramente sempre con una caratteristica prevalentemente di tipo laboratoriale. L'iniziativa rilancia il rapporto tra CSI e il mondo della scuola, un legame che va avanti da tempo, giusto? Sì, diciamo che al CSI piace accettare le sfide e portarle avanti da un punto di vista chiaramente educativo, in quanto come ente abbiamo chiaramente l'accreditamento al Ministero dell'Istruzione e questo ci consente di poter sostenere e soprattutto implementare quelle che sono iniziative che vanno verso chiaramente una intenzionalità educativa attraverso lo sport. È un tema che ci sta molto a cuore e all'interno del quale cerchiamo di creare sul nostro territorio, ma non solo, forti sinergie con enti e istituzioni che possono accomunare un'idea di fondo comune. Lo sport è stato scelto in questo caso per parlare di pace, fratellanza e solidarietà. Cos'è secondo te che lo rende adatto a trasmettere questi messaggi? Lo sport che intende il CSI è uno sport chiaramente che crea un elemento di fondo che riguarda l'educazione attraverso lo sport e con lo sport, e dentro alle esperienze ludico-sportive chiaramente vengono veicolati messaggi forti che riguardano soprattutto la capacità di stare insieme, rispetto delle regole, il fair play, ma soprattutto penso che sia il tema più importante quello di riuscire attraverso il gioco a raccogliere quelle che sono differenti diversità che nella nostra società sono perennemente presenti. Ecco, quindi penso che sia un elemento conduttore fondante di mediazione all'interno del quale chiaramente noi come CSI ci stiamo fortemente e cerchiamo attraverso le esperienze sportive soprattutto di riuscire a ricucire questi rapporti, queste relazioni che molto spesso nel sociale hanno frammentarietà. I protagonisti della giornata, Gilberto, saranno gli studenti. Quanto è importante insegnare loro certi valori per renderli cittadini migliori? Penso che il messaggio più importante sia proprio quello a partire da un vissuto personale. Ritengo fondamentale che bambini e ragazzi, nel momento in cui vivono sulla propria pelle esperienze ludico-sportive, chiaramente con altri soggetti e soprattutto all'interno di un contenitore di gioco, questo permetta loro veramente di coltivare e consolidare quelli che sono gli ingredienti fondamentali di una convivenza civile, ma soprattutto di un'educazione alla cittadinanza. Questo è un elemento sul quale, come ente di promozione
sportiva che ha un forte impatto anche sociale, ci preme e ci sta a cuore. Va bene, allora grazie Gilberto per essere stato a Radio Laghi e complimenti al CSI per l'impegno che mette in ogni iniziativa. Grazie a voi della possibilità, ecco, di questi messaggi, speriamo che questo possa ridare fiducia e incidere positivamente anche nell'ambito sportivo, soprattutto giovanile, ecco, perché chiaramente bambini e ragazzi sono molto attenti a queste attività. Grazie a voi, arrivederci. Ad animare le tante attività della manifestazione di venerdì saranno diverse maestre e professoresse di alcuni istituti mantovani. Per l'occasione ho contattato Silvia Borghi, insegnante dell'Istituto Comprensivo del Po a Pieve di Coriano, che ho il piacere di avere in collegamento e alla quale do il benvenuto. Grazie altrettanto a voi. Puoi dire qualcosa in più sui laboratori e i giochi che avete preparato per venerdì? I laboratori sono tre. Uno dedicato all'infanzia, è un laboratorio di disegno. Ovviamente il tema sarà la pace e ogni bambino potrà disegnare un'esperienza che ha fatto o un amico particolare con cui magari ha un rapporto speciale, ecco. Quindi è un laboratorio che riguarda la pace e il disegno, che è il veicolo principe con cui i bambini piccoli si esprimono. Abbiamo pensato invece per la primaria un laboratorio fatto soprattutto di giochi. Ecco perché il CSI ha collaborato così in modo fattivo. Giochi dal mondo l'abbiamo chiamato, sono 5 postazioni in cui ci saranno giochi dai 5 continenti. Ogni squadra, fatta di circa una cinquantina di bambini, avrà modo di passare da un continente all'altro, diciamo così, giocando i vari tipi di giochi che abbiamo pensato. Per i ragazzi della quinta della primaria e delle medie, invece, abbiamo approntato un laboratorio in piazza Sordello, dopo che hanno fatto attraverso il centro della città la loro marcia per la pace, arriveranno e costruiranno, diciamo così, il mondo, tagliando delle strisce e annodandole insieme, proprio a rappresentare il fatto che la pace riguarda il mondo intero. Questi sono più o meno i laboratori, però sono tutti da vedere, ecco, da capire insieme nel momento in cui li faremo lì, ecco. Cosa significa per te partecipare a questa giornata e educare i bambini su valori importanti come la pace, la collaborazione e la solidarietà? Significa moltissimo per me, sia come persona che come insegnante. Penso che lavorare all'interno della scuola sia sicuramente trasmettere una serie di saperi importanti, ma anche educarsi insieme agli allievi ai valori più importanti della vita. E la pace è sicuramente uno di questi, perché è, come dire, è il fatto di favorire un modo di incontro dell'altro, per cui l'altro non è prima di tutto uno che mi può dare fastidio, uno che mi può creare dei problemi, ma è prima di tutto una fonte di relazioni. Il gruppo di insegnanti che ha organizzato la giornata della pace ha proprio voluto sottolineare questo, la pace come fraternità, cioè come possibilità di creare rapporti e di sanare rapporti in qualunque situazione. Certo, per dei bambini e dei ragazzi in questo caso, nel loro mondo, nel loro quotidiano, ma pensando poi che una volta che saranno adulti, forse affronteranno anche situazioni molto gravi, magari, no? Speriamo che abbiano una marcia in più per riuscire a risolvere in positivo magari anche situazioni conflittuali gravi. Va bene Silvia, grazie per essere stata a Radio Laghi e in bocca al lupo per questa giornata piena di attività e laboratori. Grazie mille, grazie a voi, arrivederci. La pace ci piace nasce dalla collaborazione tra CSI e Rianimazione Urbana Mantova, un'associazione nata dall'idea di 5 giovani che vogliono valorizzare la nostra città. Oggi ho al telefono uno di loro, Simone Rega. Ciao Simone e benvenuto. Ciao, ciao Roberto. Parlaci di Rianimazione Urbana Mantova, quali sono i vostri obiettivi? Noi siamo un'associazione molto giovane, siamo nati da un contesto istituzionale, quindi siamo nati come una sorta di appunto tirocinio istituzionale, quindi Camera, Comune e Provincia, e quindi ci hanno assemblato in un certo senso per cercare di rianimare un po' appunto Mantova e il suo centro storico. E da qui abbiamo avuto l'idea anche del nostro nome, quindi come RUM, appunto RUM sta per Rianimazione Urbana Mantova, quindi per cercare di dare un po' di creatività all'interno del centro storico e di Mantova. Quindi le nostre attività puntano soprattutto sulla riqualificazione e la rigenerazione degli spazi sfitti, che ormai insomma a Mantova ce ne sono veramente tanti, quindi abbiamo dato vita ad una sorta di osservatorio e di mappatura degli spazi sfitti. Il nostro obiettivo fra i tanti è quello di rigenerarli, quindi di osservare loro come una sorta di contenitore da cui mettere all'interno delle attività culturali. Un'altra tematica molto forte è quella della condivisione della
collaborazione anche con altre realtà, che siano associazioni, cooperative. E un altro tema molto forte è quello della socialità, quindi cercare di recuperare il rapporto, quello vero, quello umano tra le persone. Sono un po' queste le nostre tematiche. Simone, veniamo alla giornata di venerdì 8 maggio. Cosa vi ha spinto a unirvi al CSI di Mantova per organizzare l'evento La Pace Ci Piace? Uno dei nostri obiettivi è proprio quello di rigenerare, dare un segnale forte al centro storico, e una tra le tematiche è quello anche legato molto al mondo dei bambini, quindi il fatto di fare delle attività che possono essere educative, didattiche, ecco. E quindi abbiamo pensato al CSI in quanto, come dire, già esperienza e come storia, insomma, diciamo, ha sempre svolto queste, insomma, attività, quindi poteva darci una mano anche dal punto di vista logistico, organizzativo, eccetera. Quindi abbiamo avuto il contributo e, come dire, anche la forza delle maestre con entusiasmo, carisma, che hanno dato vita, insomma, a tutta questa manifestazione. Abbiamo ancora qualche secondo a disposizione, ti va di dare qualche contatto, così, insomma, chi vuole delle informazioni in più sull'associazione sa come fare? Certo, allora, diciamo, siamo un po' all'avanguardia, nel senso che non abbiamo un sito, o meglio ancora no, quindi per chi volesse contattarci la mail è room.mantova@gmail.com. Invece per chi volesse così sbirciare, vedere cosa facciamo, quali attività abbiamo in programma per i prossimi mesi, abbiamo, insomma, la pagina Facebook, quindi è sempre ricca di post molto vari, ecco. Va bene, allora ricordo l'appuntamento per venerdì 8 maggio con La Pace Ci Piace. Simone, grazie per essere stato a Radio Laghi. Grazie a te, Roberto, grazie. Zona Sport per oggi termina qui. Da Roberto Dallabella, grazie per l'attenzione e a risentirci alla prossima puntata.